I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be benvenuti! Terza puntata! Terza puntata! Sono Zecla e abbiamo... Chi sei? DJ Sinwane, Flo alla mia destra! Ma come fanno a saperlo che la sua... Chi se ne frega, Rabello! Ma come partiamo con un video fantastico! È fantastico? C'è qua, è fantastico! Il gatto che suona il pianoforte! Me lo assicuri! Questo sarà un video tormentone di quest'estate! Di quest'estate! È già anni che c'è su YouTube, eh! Ma siamo, dicembre 2010! Siamo nel 2012! Appunto, siamo dicembre 2010! Comunque, guardate che bel gattino che suona il... In realtà è gennaio, In realtà è gennaio. No, ma noi siamo avanti nel futuro. Vabbè. Guarda come gode. Questo però interpreta veramente la canzone. Sì. Adesso video banana. Ma cos'è video banana? È video banana. È quello che avevo detto io. Esatto. È il video banana. Ci deve essere sempre in una puntata la banana che balla. Ah, beh, giusto. Non è un uomo, è veramente una persona nata così. Sì, sì, è una banana vera. È della Chiquita. Aspetta, però la canzone è stupenda. Ma sai cos'è? Che balla così perché ha paura dell'altro, dello sbucciatore di culo. Ah, okay. Di banane. La prima puntata. Sì. Ma scusate, la mascotte di che cazzo di squadra è? Soprattutto che il tipo è fermo, immobile con la grana. È morto. Sono accorti di lui. Credo che lo sponsor sarà la Chiquita. Sì, sì, credo. Bellissimo. E adesso che cosa c'è? È un nuovo video di un maniaco. Un maniaco che guarda io. Spara giù un tremone. Anche se fa queste cose. No, ma non lo faccio con gli orsi, io lo faccio con sì, i ma guardate che sta arrivando la ragazza. Attenzione, una gran pezzo di figa. Ma mica tanto. No, io e lo manda a cagare. E lo manda a cagare così. E c'ha ragione. Ma cosa stava facendo? Stava lucidando le scarpe. Beh, però era preso bene. Bravo, eh. Bravo. Viene a lucidare il pomello. Va. Vieni, vieni. Allora ragazzi, c'è il loading. Cosa c'è? Il loading. Ma non cosa c'è? Ma no, ragazzi. C'è il nostro tormentone di queste puntate. Ma che cosa? Lei? Laura Scimione. Ah, è Scimone. Ma quel cazzo che è? Laura Scimmiona. Ragazzi, questa. Cosa sta per cantare? Ma cioè, perché c'è un occhio a bare? Ve la presento, Laura, che ci canta per Elisa. Per Elisa, vuol vedere che perderai anche me? Guardate, si sta leggendo un copione sbagliato. Non sai più distinguere che giorno. Sì, sai cos'è? Che... E poi, ma non canta. Elisa, adesso, guardando una che gli fa una canzone così, avrà anche un po' paura. Sì, per Elisa. Ma poi canta fuori tempo. E non ti lamenti. Però... è brutto! Ti rimetti in coda per le spese. Per le spese, cos'è? Parla di Elisa L.S. Lunga? Ma poi c'ha la fronte che fa capo pallinoso. Con Elisa. Però è bella, dai. Guardi le è dentro bella. E non mi eccita molto. Tra l'altro notate che la videocamera è appiccicata a lei. Sì, sì, sì. Riesce solo a farti. L'ha dovuta mandare in assistenza il giorno dopo. Che non si è ancora frantumato. E adesso un nuovo video, il gelatoio. Cos'è? Ah, strano. Ah, è una segnalazione. È una segnalazione di Francesco. Ah. Guardate. Che simpatico. Che gelataio, ma gelataio turco, credo. Sì, non lo so cosa fa. Ma guarda fa delle fa cose bene. Un po'. Ma perché se non so cosa fa, ma lo fa bene. Ma... fa dei frutti misti. Ma soprattutto fa il gelato sull'Empire State Building. Ma 7 kg di gelato ha messo. Sì. Ah, guarda che simpatia. Tieni! No. Che fa anche il prestigiatore. Tieni, praticamente. No. Ma che bastardo! Sì, io l'avrei ammazzato dopo un po', perché gli dai i soldi. Cioè, non ti dai il gelato, bravo uno, bravo due, poi vaffanculo. Bravo, bravo, però dopo un po' rompi in cazzo. veramente. Ah, pure la granella di nocciole. Che so. L'hai riconosciuta da qua? Sì, esatto. Guarda. Dall'odore. Da mica. Io non gli avrei dato i soldi. Gli avrei fatto ce l'ha fatta! È buono. No, gli avrei dato. Gli ho fatto la stessa cosa con i soldi, li vedi? Attenzione, Bruce Lee contro Iron Man. È uno scontro epico questo. Attenzione. Ma bruttissimo. Tra l'altro, fatto con le action figure. Sì, sì. Chi ha fatto questo video è un malato di mente, perché come cazzo fa? Sì, sì, è fatto benissimo.
figata. È ma ce l'ha il raggio. C'ha anche il raggio. Vabbè, ma sono dei malati di vento. Sì. Ma non vi svelo il finale perché la sorpresa. Ma c'è quando si incazza Bruce Lee, sai, la furia. Occhio. Attenzione, gli ha colpito il punto vitale. Cioè Hermione adesso si è spento. Ma sì. Perché balla? Non so. Ah, i ragazzi del Signore degli Anelli, i ragazzi, cos'è? Amici Mario De Filippi, sì, un po' così. Ragazzi del Signore degli Anelli, bravo Bruce, è un grande questo che l'ha fatto. Sì, ma ne ha fatti un DJ sacco. For Joy, bravo, dopo DJ Sim One, DJ For Joy. Esatto, For Joy. Tu resistere non puoi. Perché cosa c'è lo schermo? Ah, così, no? C'è Lodi. Che facciamo una pausa e passiamo subito al video di Pac-Man, una cosa un po' particolare. Ah, quindi tutta da vedere, diciamo. Ah, ok. Perché non l'ho vista. C'è il presidente quasi senza guardarla. Vabbè, gioco allora. No, aspetta, ma adesso tu devi vedere Pac-Man nel supermercato. È reale. Quindi ecco, io così i fantasmini bastardi. Ma tu pensa la gente lì che prende il salame, il prosciutto e le rate. Pac-Man dei fantasmini si trova Pac-Man. I surgelati. Beh. E sta scappando. Ma quando è che diventano blu che se li può acchiappare? Quando prendono lo yogurt. C'era la frase. Quando mangiano lo yogurt della Marcucci che caga e diventano blu. Sì, una cosa particolare. Che sperla che si è tirata. Che legnate. Perché l'ambulanza? Cos'è la polizia? Non lo so. No, è quando prendi acchiappare il pallino bianco, no? Che. Mi piace la gente che le ammazza di botte. Il bodyguard. Li hanno arrestati. Questo qua gli hanno fatto la foto segnaletica. Che figata. No, bellissimo. Ah, è lo stesso pazzo che ha fatto Bugs Bunny nella prima puntata. Pensa, è 30 anni che sono presi. Adesso, questo è il video alternativo, il trailer alternativo a 2012. Classa leggendo perché non sa più che cazzo dice. C'ho la scaletta. Cioè, guarda, questa è la fine del mondo? Sì, ma è 2012. Sì. Odissea nello spazio, cosa succede? Sì, hanno fatto solo i pezzi in cui ci sono gli attori. Gli effetti speciali li ha levati. Io non l'ho ancora visto. Insomma, siccome ci sono degli attoroni in questo film, perché sono non gente che grida, vedi? Kazan! Oh! Sai che non riesco a capire che cosa c'entra sul film con tutto? Ma le facce, guarda le facce. Dove sono? Jurassic Park. Sono su una. E giù mangi! No, sono una giassa di Garda. No! Adesso sono sull'aereo. Ma si sono scambiati di posto. Sì. Ma perché quello non c'ha il brevetto di volo, per quello? Giusto. Eh sì, quando fai un salto ti devi cambiare. No, ma guardate che facce! Che espressività! Oddio! Io zia siete due deficienti. Bellissimo. Cos'è? È il vero 2012, no? Cioè il 2012 è un gatto che spazza. Sì, dominerà il mondo. Che suona il pianoforte soprattutto. 1, 2, 3. Sai anche Papa! Voglio sentirvela. Guarda quanto è bello. Io lo metterei sempre. Il video originale durava 9 minuti. Wow. Tutti così. Cazzo, fai proprio una flebo di roba. Ti manda questo. Insomma, quando non hai niente da fare, anche in macchina si può sì, fare. Ti metti la volta puntata a quello. Ragazzi. Cosa c'è, Claudio? Chi fa queste domande a tra poco? Dai! Un consiglio per voi. Portatore di consiglio per noi? Di non comprare la PlayStation 3. Perché? Perché? What the fuck? È pericolosa! È molto pericolosa! Cioè, questo è quando la accendi. Sì. Però la potenza di bastante. Attenzione, i nonni metal. Che i nonni di flotte. Guarda. Guarda. Cos'è? Avranno quei 80 anni. La donna è la migliore. Tentando di sfruttare la dentiera. Ma hanno una vitalità che non ti dico. Sarà morto. Sono fatti delle droghe particolari, non so. No, si sono fatti di Alcazil per la dentiera. Probabile. È il cagnolino che non riesce a girarsi. Che bello è.
Ah, è bellissimo. Ah, è come l'insetto, come è la come tartaruga. La tartaruga, esatto. Non come riesce tartaruga a girare. E ci stava dopo i nonni che cantavano il metal, sì, però un momento di tranquillità. È dolce, dolce, esatto. Carino. Sì, ma è morto. È morto. Grazie, non può più mangiare, sarà l'età di 10 anni. Ehi, ragazzi, è finito questo supplizio. Con Batman alla fine, che piace sempre a tutti. Ma ricordiamo di andare sempre a vedere il nostro blog. Esatto. Che non so come il sito, diciamo. Tanto c'è scritto, ve lo vedete. http://tsf6.blogspot.com. E andate sicuramente su Facebook, Twitter, quel cazzo che vi pare. Twitter, cos'è? Ciao!